Zombie Apocalypse. Buongiorno. Allora, con Melania facciamo questa notizia di ciò che abbiamo comprato oggi. Questi sono delle spare. Allora, oggi ne abbiamo 28. Sì. Giugno, quindi giugno è quasi andato via. Esatto. Oggi non c'è tanto caldo, si sta bene. Allora, iniziamo. Qui c'è questi amaretti da 200 grammi che sono costati 1,79 euro, da tenere sempre in casa. Poi c'è il sale marino. Quanto ce ne dite sul sale? Quanto pesa? Si vede quanto pesa? Non riesco a vedere. Non lo so, dove c'è. Sale marino, ecco, sarà un chilo penso, non lo so di preciso. Costa 35 centesimi. Poi c'è Coca-Cola, eccola qua, originale, è 1,85. Qui mi hanno segnato 2,29 e hanno tolto 40 centesimi di sconto, quindi 1,85. Eccola qua. Poi c'è olio Caratelli, non è neanche un litro quest'olio, è 750, cioè tre quarti, e costa 7,35 euro, è tantissimo. Poi c'è un peperone che al chilogrammo 3,69 euro, ha pesato 215 grammi, 79 centesimi. Poi latte d'arborea, eccolo qua. Latte d'arborea 2,19 euro, lo prendo sempre, è buonissimo se non si guastano da qui in avanti. Allora, pancetta affumicata, pancetta affumicata al chilo 17,90, è uscita 110 grammi, quindi 1,97 euro. Grana padano, allora 16,90 al chilo, 346 grammi, che ha pesato 5,85 euro. Poi pomodori d'Espar, 400 grammi, che sono 99 centesimi, non è poco, Allora, questo è yogurt intero, Vipiteno, che io lo prendo per fare lo yogurt in casa, ne metto in mezzo litro, due cucchiai di questo. Poi pomodoro a grappolo, quello era in offerta veramente, perché al chilo questo è 1,49 euro, veramente l'offerta c'è, ha pesato 625 grammi, 93 centesimi, e sono anche buoni e fresche. Poi altro, qui basta, e sono il totale, ma non li facciamo separati, allora questo è il totale, 25,7 centesimi. Okay. Buongiorno. Ecco qua. A Valla di Vivi. Sì. Nuovamente buongiorno, qui c'è qualche cosa che si è aperta. Non lo so, no, non ho idea. E che mi ha fatto un pasticcio, ecco. Guarda, ma io lo sapevo. E cos'è che... Questo? Non lo so.
Sì, è questo qua. Oh, già che sarà aperto, guarda, guarda. Non lo so. Che pasticcio sono tutti. Allora, e qualche duno l'aveva aperto, si vede. Mm. Allora, qui siamo saponi e buongiorno, siamo un'altra volta qua. Questa è la spesa di sapone e profumo. E profumi. Solo che c'è stato un piccolo incidente, ho preso due di questi mantovani, è buonissimo, è delicato sulla pelle, però c'era che si vede che qualcuno l'aveva aperto e mi ha incasinato tutta la borsa con tutte la, spesa, la busta di sapone e profumo. Esatto. Allora, questo è 1,99 ognuno, ne ho presi due, poi ho preso questo, non si legge di cos'è, Splendor Shampoo, questo qua il mio preferito, sì. Tra l'altro è bagnato anche 1,29, poi le risciacquiamo, sì. 1,29, poi l'altra cosa cos'è? Questo è Fruitis antiforfora, è veramente sì. Caro, neanche negli altri negozi costa di meno. Beh, questo sì. È antiforfora, l'ho preso sempre. C'è scritto lenitivo, ma non so, l'altro era antiforfora e basta nei negozi, non so se questo ha qualcosa di più. Comunque il prezzo in più c'è, sì. 3 euro. Mm-hmm. Totale complessivo? Fammi dire il totale. Ah, scusami. Dov'è che mi dico? Aspetta, sarà più giù. No, si è tutto rovinato. 3 euro è qualcosa, non c'è sul prezzo. Comunque è carissimo. Sì. Un'altra volta devo guardare bene che queste tappe siano tutti ben chiusi, ma guarda un po' che strazia. Quindi è stata la spesa di 8 euro in tutto. Mm-hmm. 8 euro e 07. No, è 16 centesimi. 16 centesimi. Tutto qui. Allora, una buona giornata, un buon estate, anche se abbiamo tutti tanti pagamenti questo mese, sì, che verrà, vero. E questo che è passato. Comunque, se abbiamo la salute, è già un bel regalo per tutti. Tanti auguri di tutto, passate una buona estate, mi ripeto ancora, mm-hmm. E arrivederci alla prossima.